Oggi vi dico come cucinare delle crocchette di patate surgelate. Io utilizzo queste che sono dell'Esselunga. Una volta aperte, esse si presentano così, delle classiche crocchette da cucinare in forno oppure in friggitrice o in pentola. Oggi vi mostro come cucinarle in forno. Il forno va preriscaldato, siccome io utilizzo un forno statico, allora lo vado a preriscaldare a 220 gradi. Se io avessi il forno ventilato, allora la temperatura del forno dovrebbe essere di 200 gradi centigradi. Io ho messo sulla griglia da forno della carta forno e sopra ci sono andata a mettere le crocchette. Io le ho messe così. Ma vi consiglio di adagiare le crocchette sulla carta forno, prendendole dal sacchetto una per una, per non mettere in forno anche le briciole di pan grattato. Durante la cottura esse bruciano. Comunque, le crocchette si infornano per 18-20 minuti. Dopo i primi 9 minuti di cottura, le crocchette vanno girate. Io le giro velocemente con una pinza e poi si reinfornano per gli altri 9 minuti e alla fine della cottura le crocchette si presentano così e vanno solo impiattate. Vi aspetto in un altro mio video, magari come cuocerle in friggitrice o in pentola, così vedete le differenze. Ci vorrà molto meno tempo. Ciao!